Barletta Lanciano è un autentico spareggio playoff che la formazione di Cari affronta dall'alto dei rinforzi freschi di arrivo: Marino, Miniere e Romondini, tutti partenti dalla panchina. Rispetto ad Andria, in campo Pisani, Zappacosta e Cerone. Sono però gli abruzzesi a farsi apprezzare in avvio di gara. Turchi mette in mezzo, spazza via proprio Pisani e l'impressione prende corpo allorché nella ennesima ripartenza Chirico sorprende la difesa biancorossa portando i suoi in vantaggio. Barletta che ha subito la chance del pari. Aquilanti a terra, scattering dribbling per Aureliano di Bologna e calcio di rigore, se ne incarica Federico Cerone che però calcia fuori. Il Barletta è stordito, sicché lo stesso autore del gol, Chirico, a presentarsi a tu per tu con Pane calciando sull'esterno della rete. Esce alla disperata l'estremo, Aridità su Fabio Mazzeo lanciato a rete, quindi si apre la ripresa ed è uno shock per il Barletta. Su cross del solito Chirico, devono aver ritenuto Pavoletti in posizione di offside i difensori barlettani, troppo facile per il capocannoniere superare di testa Pane. Il Barletta reagisce con rabbia e dalla prima occasione accorcia le distanze. Fabio Mazzeo arpiona in area un pallone e lo gira perentoriamente nel 7 e l'1-2 Barletta. Insistono i biancorossi che portano al tiro dall'area piccola Saveriano Infantino. Quindi è clamoroso il gol divorato da Mazzeo su ottima imbeccata di Franchini. Giusto il tempo di ammirare una colorita e fastosa coreografia messa in campo dalla curva barlettana che non perde mai occasione di mostrare di cosa è capace, e proprio l'attaccante Mazzeo ringrazia e ricambia. Romondini indirizza in area di rigore, di prima intenzione proprio Fabio Mazzeo raccoglie in sacca, pareggiando i conti e siglando la sua 10ª rete in campionato. Carmine Gautieri, intanto un suo parere sul calcio di rigore. Ma per quanto riguarda il calcio di rigore per il Barletta, secondo me era nettissimo, era un calcio di rigore netto perché poi l'ha messo anche il mio giocatore, però poi c'era anche un calcio di rigore per noi dove l'arbitro non l'ha visto. Il gol del Lanciano, il gol del 2-0 è sembrato un offside, sembra quasi che la difesa barlettana si sia fermata dal suo punto di osservazione? No, una giocata provata e riprovata durante gli allenamenti, se la fai bene e entri col tempo giusto non è mai fuori gioco. Quindi poi cos'è cambiato praticamente? Un Barletta che si è avvantaggiato dell'ingresso forse di Romondini, oppure comunque proprio un altro piglio, un altro carattere da parte della squadra di casa? La sua si è fatta un attimino mettere all'angolo ad un certo punto. Ma sul 2-0 sicuramente ci siamo abbassati troppo, perché fino a quel momento avevamo fatto noi la partita. Ci siamo abbassati convinti di averla portata a casa, ma non era, ho sempre detto ai ragazzi che anche se mancano 3 minuti e vinci 2-0 non è mai finito, nel calcio può succedere sempre di tutto, però se andiamo a vedere le azioni da gol, il contesto di questa partita, noi ne abbiamo create 6 o 7 nitide, Barletta rigore e 2 gol, ecco. Marco Carri, diciamo subito che le scelte erano inizialmente obbligate per tante ragioni. Sì, diciamo qualche problemino di troppo questa settimana, qualche situazione di mercato che probabilmente non lascia tranquillo qualche giocatore che può andare o venire, e allora diciamo che le scelte erano quasi obbligate. Dunque sarebbe facile commentare subito la prima prova di Romondini, forse è stato lui a dare quella verve ad un Barletta che insomma sembrava aver subito inizialmente il Lanciano. Ci spieghi un attimino anche questo approccio? Ma una partita molto tattica al primo tempo, più che un approccio sbagliato era un approccio di una partita tattica dove eravamo attenti a non dare a loro l'arma migliore, che è quella di queste ripartenze con il ragazzino sulla fascia, che no, in ira di Dio lo sapevamo. Per esempio, mister, proprio questo ragazzino Chirico, veramente un'ira di Dio, ma non, quali erano le possibili contromosse? Ma c'è poco, quando un ragazzo di queste qualità gioca sull'esterno del campo è difficile da controbattere, sino quello da limitarlo un attimino. Diciamo che abbiamo preso 2 gol, 2 errori, insomma, dai, al di là dell'abilità del ragazzo,
ci abbiamo messo del nostro. Regolare il 2-0? Questo non lo so, io da vedendolo dalla panchina mi sembrava molto alle spalle, devo rivederla perché mi lascia un dubbio se l'ultimo dalla parte opposta lo teneva in gioco, l'unica cosa che c'è è questa. Comunque si riparte da questa grande capacità della sua squadra di reagire, insomma uno 0-2 avrebbe tagliato le gambe a chiunque. Sono d'accordissimo, mostrazione 0-2 in questa situazione dove ti giochi ogni partita qualcosa, vai sotto. Potevamo fare benissimo la fine che abbiamo fatto con il Trapani, col Ferrarpi Salò, invece la squadra ha reagito con determinazione, non ha mai mollato, ci ha creduto, voleva anche vincere la partita alla fine, quindi sotto questo aspetto questa squadra è pronta, c'è da eliminare qualche errore che ancora commettiamo, però il campionato è lungo, è tutto da giocare. Un suo parere prima dell'ultimo tassello che dovrebbe essere presumibilmente in attacco? No, io non mi risulta nulla di tutto ciò, no? Ripeto, dicevo ai colleghi, ai tuoi colleghi già, che Ramondini per me è una sorpresa, un giocatore che contento di averlo, no? Il presidente mi ha fatto questa sorpresa, ne parlammo al mercato quest'estate, no? Questo ragazzo, e lui ci ha voluto fare questo regalo, siamo contenti e speriamo di dare a lui alla fine la soddisfazione che merita.